Il prossimo 25 novembre si celebrerà in tutto il mondo la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. A Firenze, tre associazioni, ANLA, ANSE e ALATEL, convengono insieme per celebrare questa importante giornata. Ne parliamo con Antonio Zappi, presidente nazionale di ANLA, Associazione Nazionale Seniores d'Azienda. Presidente, l'importanza di questo convenire insieme su un tema così delicato e urgente. Dice bene, convenire insieme. Il primo elemento è proprio questo. Tre realtà, tre associazioni che hanno come oggetto specifico della loro attività una certa fascia dell'età delle persone. Queste realtà si mettono insieme ed affrontano questa tematica che riguarda le donne, elemento fondamentale nella vita di oggi, parità dichiarata e riconosciuta tra uomo e donna a norma di legge, realtà però effettiva dove questa parità lascia ancora dei margini di avvicinamento e di necessità di recupero. Quindi l'importanza di questo incontro è eccezionale perché ci consente di riflettere su dove siamo, dove dobbiamo andare, come effettivamente possiamo combattere l'eliminazione della violenza, ma soprattutto cosa possiamo fare insieme in concreto come realtà specifiche, quali sono ALLA, ANSE e nel contempo ALATEL. È un convenire insieme di tre associazioni di categoria, cioè di seniores, di più avanti in età. È significativo anche perché è l'impegno di coloro che hanno ancora voglia, energie, disponibilità di tempo e sensibilità su un tema così importante. Non v'è dubbio, parliamo di un'età, quella dei più avanti in età o degli anziani, che non è un'età rappresentativa di una categoria che sta sulle banchine o sulle panchine delle strade a stendere il futuro, un futuro che ovviamente ci porta verso un punto terminale della vita umana, ma è l'espressione di un'età che alla luce di competenza, conoscenze, correttezze e professionalità si presenta all'opinione pubblica, alle istituzioni per dire possiamo ancora fare qualcosa, possiamo dare ancora il nostro contributo, possiamo essere ancora coloro che in rapporto con i giovani, altro mondo da non dimenticare, può dare una mano per la crescita e lo sviluppo del bene comune. In questo importante incontro, dato dal convenire di tre associazioni su un tema così delicato, intervistiamo il maestro Umberto Zanarelli, che è l'anima del concerto, quindi l'anima culturale e musicale. Il maestro si esibirà nel corso della manifestazione. Allora, maestro, ci aiuti ad entrare da questo punto di vista proprio nel significato della giornata. Dunque, sappiamo benissimo che il 25 novembre è la celebrazione appunto della giornata internazionale contro la violenza sulle donne e come associato a ANLA assieme ad altre associazioni appunto abbiamo voluto concentrare le forze per poter assieme a un programma musicale costituito da sole compositrici, che è stata una lunga ricerca, rendere appunto omaggio alla figura della donna, vederla anche come artista, cosa che nell'Ottocento è sempre stata schiacciata, e poi ovviamente dare un contributo notevole e che tutti sappiamo l'importanza di questa giornata. Ci può anticipare qualche tema che dal punto di vista musicale lei affronterà nel corso del concerto? Sicuramente conoscerete i nomi di Schumann e di Mendelssohn, che sono appunto la sorella del compositore Felix e la moglie del compositore Robert Schumann, Clara Schumann, e poi abbiamo delle altre compositrici che spaziano ovviamente. Non c'è differenza alcuna tra il compositore uomo e la compositrice donna, quindi quando si parla di musica si parla di sentimento, si parla di cuore, si parla di emozione, e quindi speriamo che il messaggio racchiuso dentro questa musica particolare di sole donne, rimasto nell'ombra per diversi tempi per un destino appunto forse beffardo, che arrivi al cuore dei nostri ascoltatori di oggi. Ok. In merito a questa importante giornata, chiediamo una riflessione a Franco Pardini, presidente nazionale dell'ANSE. Presidente, questa importante giornata vede il lavorare insieme di associazioni importanti diffuse sul territorio, associazioni di seniores che si fermano a riflettere e a trovarsi insieme a lavorare per ricordare un importante tema. Appunto, è un'iniziativa importante da vari punti di vista. Il primo perché c'è, diciamo, la frase non mi piace molto, ma comunque c'è un buon collegamento, sinergia fra le tre associazioni toscane che hanno organizzato l'evento. Secondo, perché noi come associazione di seniores diamo una dimostrazione con l'organizzazione di questa manifestazione che non siamo concentrati solo sui nostri problemi, che pure tanto ci appassionano, ma su dei problemi seri della società civile che creano la discriminazione nei confronti delle donne, meglio la violenza. La violenza è una forma estrema di discriminazione
è una piaga sociale che va indubbiamente combattuta, quantomeno facendo conoscere i problemi e cercando di diffondere delle terapie di contrasto. Questo è un ulteriore impegno, frutto dell'attenzione degli anziani, dei più avanti in età, dei seniores, che sono ben attivi, hanno voglia di impegnarsi e di rendersi utili alla società nel quale contribuiscono concretamente per la costruzione del bene comune. Sì, io vorrei ricordare che nella mia associazione però ci sono sì seniores, i più avanti in età, però è un'associazione in cui ci sono anche oltre 1700 dipendenti in servizio, per cui è un'associazione nella quale si cerca di fare una sintesi, alle volte complicata, fra le problematiche dei più avanti in età e le problematiche di quelli che vivono la quotidianità del mondo del lavoro di oggi, che magari è diversa da quella che abbiamo vissuto noi un po' di tempo fa. Comunque è chiaro che la parte nettamente prevalente dei nostri associati sono anziani, quindi confermo quello che ho detto prima. È un segno tangibile di sensibilità e di apertura che spero trovi anche occasioni future per rinnovarsi e per rimanifestarsi. Certo, proprio in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La giornata è il 25, prossimo 25 novembre. Abbiamo in un certo senso voluto anticipare, anche per dare un ulteriore segnale, che non se ne deve parlare solo il 25 o nei prossimi giorni, se ne dovrebbe parlare sempre, e non basta parlare. La violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani, è una conseguenza della discriminazione contro le donne, sia nel diritto che nella prassi, e della persistente diseguaglianza tra uomo e donna. La violenza contro le donne e le bambine non è inevitabile, la prevenzione è possibile ed essenziale, e chi ci ricorda questo sono proprio le Nazioni Unite. Qualche ringraziamento. Innanzitutto l'arma dei carabinieri, nella persona del generale Saltanamacchia, comandante della regione Carabinieri della Toscana. E poi devo ringraziare, oltre che naturalmente ALLA, ANSE e ALATEL, e ci sarà un momento, devo ringraziare quanti hanno aderito a questo importante appuntamento. E allora i maestri del lavoro, la Federazione Nazionale Carabinieri del Lavoro, il Gruppo Toscano, l'Ancescao Firenze, il Lions Club Firenze Vargello, il Rotary Club Firenze Michelangelo, il Rotary Amerigo Vespucci, e l'Associazione Sguardo e Sogno, Artemisia, Galleria d'Arte Mentana. A tutti costoro veramente un sentito grazie per quello che hanno permesso di realizzare oggi. Per quanto riguarda, apriamo con questi lavori con il dottor Franco Bardini, che è presidente nazionale dell'ANSE, e ci aiuterà proprio con il suo saluto ad entrare nel clima dell'incontro. Io chiaramente non sono un esperto di discriminazione. Desidererei parlare un attimo dell'associazione che rappresento e poi fare qualche considerazione molto sintetica sul tema. Io sono il presidente nazionale di un'associazione che si chiama ANSE, alcuni di voi la conoscono, altri no, quindi consentitemi di parlarne brevissimamente. ANSE significa Associazione Nazionale Seniores Enel, è un'associazione di solidarietà fra dipendenti e pensionati delle aziende del gruppo Enel. Siamo circa 24.000 distribuiti nell'intero territorio nazionale. C'è una significativa presenza femminile, perché i nostri soci al femminile sono circa il 34%, e diciamo che abbiamo questa caratteristica di cui non posso dire neanche andiamo fieri, diciamo che abbiamo questa caratteristica. Nella nostra associazione ci sono tutti i livelli aziendali, quindi è un'associazione composita, una volta avremmo detto interclassista, perché ci sono sia gli operai che i dirigenti, quindi c'è una sorta di solidarietà verticale. Poi, altra caratteristica, questa non so se è positiva o negativa, ma è un dato, siamo un'associazione monogama per il fatto che i nostri soci hanno questa caratteristica, il loro minimo comune denominatore è di essere stati dipendenti del gruppo Enel. Nella nostra associazione però non ci sono solo pensionati, ma ci sono anche dei dipendenti, per cui cerchiamo in qualche modo di
praticare una sorta di solidarietà intergenerazionale. E Dio sa se ce n'è bisogno oggi, quando si vede, quando, per esempio, nei dibattiti abbastanza arroventati che ci sono sulle pensioni, alle volte tenderebbe ad emergere una spaccatura tra i privilegiati del passato e i non privilegiati di oggi, che non credo che faccia bene a nessuno di noi. Che cosa facciamo concretamente? Sviluppiamo iniziative di vario genere, le definirei di carattere turistico-sociale. Facciamo attività di consulenza su materie previdenziali e fiscali, prevalentemente attraverso convenzioni di collaborazione stipulate con istituti specializzati. E più in generale facciamo un'attività di vicinanza ai soci, in condizioni di difficoltà non necessariamente economica, però noi abbiamo tutto sommato dei pensionati o dei superstiti che hanno alle spalle un rapporto di lavoro abbastanza tutelato, però problemi di solitudine sono molti e noi cerchiamo di farci carico di in qualche modo assicurare una presenza con discrezione e tatto nei momenti di bisogno e soprattutto quando ce lo chiedono. Nel nostro è stato ricordato che la giornata di oggi, la data canonica è il 25 novembre. Io mi limito a ricordare che è stata istituita nel 1999 con una deliberazione delle Nazioni Unite. Non so se sapete l'antefatto, è stato il brutale assassinio di 3 sorelle che si opponevano al dittatore Domenicano Trujillo. Le sorelle Mirabal, che andavano a chiedere chiarimenti sui rispettivi mariti, e vennero intercettate e trucidate. Viene definita violenza qualsiasi atto di violenza, appunto, per motivi di genere che provochi o possa verosimilmente provocare danno fisico, sessuale o psicologico, comprese le minacce di violenza, la coercizione o privazione arbitraria della libertà personale, sia nella vita pubblica che privata. Gli esperti hanno messo appunto tutta una serie di casistiche nelle quali io non ho competenza per addestrarmi sulla conseguenza degli atti di violenza nella salute delle donne, enucleando diversi tipi di conseguenze fisiche, sessuali, riproduttive, psicologiche, comportamentali, e poi c'è quella drammatica che purtroppo le risolve tutte le conseguenze mortali. Io non posso dire di più. Dal mio punto di vista, la mia presenza qui, l'impegno dell'ANSE Toscana e di riflesso dell'ANSE Nazionale a fianco delle altre associazioni, diciamo che ha questo obiettivo: intanto far conoscere il problema, perché per intervenire bisogna conoscerlo, cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica. Io stesso, prima, se è un peccato lo devo commettere, lo devo confessare, non commettere, confessare, e non è che mi ci fossi in qualche modo soffermato molto. Quindi sono convinto che la consapevolezza, la diffusione della consapevolezza di questa piaga è sicuramente uno strumento con il quale rafforzare e diffondere nuove sensibilità, appunto, di contrasto a questo fenomeno perverso. Credo che se anche in piccola parte conseguiremo questo obiettivo, avremo sicuramente celebrato con profitto questa giornata. Grazie per l'attenzione. Buonasera, è un piacere portarvi il saluto della città e il mio personale stasera. Io mi definisco la vice sindaca, ma non per un vezzo, non perché a me piaccia, o Diego preferisca, io poi se mi chiamo vice sindaco va bene lo stesso. È perché il Comune di Firenze ha investito molto in un progetto che si chiamava Genere e Linguaggio negli atti amministrativi con l'Accademia della Crusca, niente poco di meno che, ed è l'Accademia della Crusca che ci ha insegnato che l'italiano non conosce il genere neutro e non conosce l'uso neutro del maschile, o meglio, l'ha fatto, l'ha operato, ma non è così, e quindi l'italiano è una lingua che obbligherebbe alla declinazione al femminile delle parole maschili.
parla di quelle parole che sono per loro natura indeclinate come presidente, come insegnante, perché appunto la grammatica vuole che quelle, vedo alcune insegnanti o ex insegnanti che annuiscono. Allora, qual è la questione? Quando il Comune di Firenze, vi racconto un aneddoto, ha avviato questo progetto, molti sorridevano, ridacchiavano, vabbè, vi occupate di queste questioni, con tutti i problemi che ci sono, con i problemi che hanno le donne, anche le stesse donne, con i problemi della violenza sulle donne, voi vi occupate di queste così quisquiglie, le finali delle parole. Ecco, io all'inizio anch'io ero in questo mainstream, in questo filone, dico, ci sono cose più importanti, però poi mi hanno fatto riflettere su un fatto semplice, cioè che le parole sono i nostri pensieri. Allora, avere un'abitudine e un pensiero per cui la cameriera va benissimo, la segretaria va benissimo, ma la ministra no, perché suona male, forse non è un fatto neutro, non è un fatto indifferente. E forse, benché si tratti di una cosa, diciamo così, di una battaglia non prioritaria, è però una politica da portare avanti, consapevoli che ha un suo valore, ma da tenere lì come sottofondo. E devo dire, in questi anni nei quali io sono stata prima assessora e ora vice sindaca, le cose sono un po' cambiate. All'inizio sui giornali non si leggevano mai i titoli delle cariche declinate al femminile, ora si cominciano a vedere declinate al femminile, così anche nelle lettere ufficiali, anche con un comandante dei carabinieri una volta. Abbiamo affrontato e ho regalato le nostre linee guida per l'uso di genere del linguaggio e mi ha raccontato storie bellissime, però sono vincolata alla riservatezza e non posso riferire di belle storie di presenza delle donne, specialmente nelle forze armate, e qui ne abbiamo. Non si può dire la capitana perché credo che sia la bandiera o la campana o un elemento, e quindi dobbiamo chiamarla il capitano Angela Pepe, che è qui con noi, ma in realtà questo tema si sta ponendo. Allora, perché dico questo? Dico perché è chiaro che la violenza poi è un'altra cosa, la violenza poi è davvero democratica, multiculturale, interrazziale, non guarda in faccia nulla, è diffusa dappertutto, in tutti i ceti sociali, in tutti i gruppi di riferimento, in tutti i livelli culturali, la violenza contro le donne, quella in particolare. Però è vero che un contesto abituato a immaginare che il potere o l'occupare ruoli sia indistintamente, faccia capo indistintamente agli uomini e alle donne, forse ristabilirebbe un clima nel quale anche gli uomini potrebbero forse sentirsi meno soggiogati. Perché poi sempre succede in queste vicende di violenza che c'è una questione di usurpazione del potere o di inquadramento della situazione della relazione come un rapporto di potere che sfugge a quello che parrebbe naturale, quasi sempre all'uomo in questi casi. Allora, se gli uomini fossero abituati a pensare che ci sono donne che per un periodo, per ruolo, per incarico, per lavoro, occupano posizioni e esercitano un potere normalmente come deve essere, come dovrebbe essere sempre, sia per gli uomini sia per le donne, forse questo costruirebbe un contesto nel quale questi fatti sarebbero riconducibili a quelle davvero dinamiche di patologia che non avrebbero mai cittadinanza di normalità. Perché è questo quello che noi possiamo fare. Noi non possiamo evitare che uno psicopatico sia tale. Però noi possiamo far sì che il contesto intorno a noi e la crescita civile della società costruiscano un ambiente nel quale uno psicopatico si veda che è uno psicopatico e non possa mai sembrare normale, nel quale un violento si veda che è un violento e non possa mai sembrare normale, perché vedete, il rischio è quello di identificare il violento con il mostro. Allora poi il mostro è sempre un altro, non sono mai io, il mostro è sempre alieno, è sempre diverso. Se il violento è assolutamente un essere spregevole, e questo era quello che anch'io pensavo, quando poi ho cominciato con Artemisia, voi questa sera sentirete interventi di persone che spendono la loro vita intorno a donne che hanno subito violenze e che in qualche modo hanno trovato la forza e gli aiuti, e c'è qui Teresa Bruno di Artemisia, per uscirne. Ecco, allora
ci rendiamo conto che c'è un lavoro da fare che lo possiamo fare a livello diffuso dappertutto, a cominciare dalle parole e a cominciare dal fatto che il tema della discriminazione delle donne non deve essere un affare delle donne. Perché poi gli effetti che ha, e qui passo a un piano appunto meno drammatico ma altrettanto urgente, sono effetti di ritardo dello sviluppo del paese che ricadono su tutti, non guardano in faccia nessuno. Perché noi viviamo sempre con uno dei motori della società quasi, diciamo, attivo a metà, cioè il motore dell'attività, dell'azione femminile, no? Per cui abbiamo la gran parte delle laureate sono donne, ma pochissime sono sempre in numero minore nelle posizioni di vertice, e così nella politica, cioè tutti i settori della società riflettono questa condizione. Che sta cambiando? Piano sta cambiando, forse potrebbe cambiare un po' più in fretta, ma io dico sempre una cosa e mi fa piacere, in modo particolare, che questo incontro si tenga oggi e sia l'Alla a proporlo, e li ringrazio per questo, perché fino a che il tema della discriminazione delle donne è un fatto che riguarda solo le donne ed è solo un problema, e lo è, di conculcamento dei diritti, noi non ne usciamo. Fino a che questa urgenza non è sentita dagli uomini, noi non ne usciamo. Allora, il fatto che un'associazione che ha altri scopi si proponga un convegno come questo e inviti esperti ed ascolti e sia disponibile è un bel segnale, è un segnale importante. E devo dire, è anche per questo che oggi, in una giornata così convulsa, proprio non volevo mancare a questa opportunità di portarvi il saluto della città e di dirvi davvero buon lavoro, perché non dobbiamo mai abbassare la guardia e per quanto facciamo il numero delle violenze purtroppo non flette, anzi, e quindi dobbiamo necessariamente tenere presente questo aspetto, far fronte al tema della discriminazione ed aprire, io penso a una figlia femmina, soprattutto alle nostre cittadine più giovani, una strada che possa essere quella non più della rivendicazione e della dispendio di energie per la rivendicazione, ma quello dell'impegno delle energie per la costruzione di una società davvero che rispecchi davvero la composizione varia che ha, e principalmente il fatto di essere composta di uomini e donne che contribuiscono in ugual misura al lavoro di base, al lavoro a livello di quadri e ai lavori di vertice, perché così è nelle cose e così, e questi sono i talenti di cui la società è piena e che devono essere riconosciuti. Quindi davvero grazie e buon lavoro per questo convegno. Grazie per il suo intervento. Grazie a voi per questo invito e mi unisco a tutto ciò che la nostra vice sindaca ha detto, sia rispetto all'importanza di questi momenti di incontro, sia rispetto all'importanza del nostro linguaggio e del pensare la violenza soprattutto come limitazione dei diritti fondamentali della persona. E in questo senso, quello che riferiva prima la nostra vice sindaca rispetto al contesto sociale, rispetto alla nostra risposta sociale, credo sia uno degli elementi fondamentali e più importanti rispetto al combattere questa forma di violazione dei diritti umani fondamentali. È con piacere che vi dico di un altro premio che abbiamo appena ricevuto, che è il premio Feltrinelli dell'Accademia dei Lincei, ed è un premio che ci ha stupite, molto commosse, e ci ha reso anche molto orgogliose. E questo premio noi l'abbiamo dedicato alla nostra precedente presidente, che purtroppo ci ha lasciate, che è Nicoletta Livi Bacci. Il nostro lavoro è stato possibile, ormai sono oltre 20 anni che lavoriamo nel territorio di Firenze della provincia, è stato possibile grazie alla grossa sensibilità delle istituzioni. Oggi parliamo di violenza normalmente, diciamo, io dico sempre l'hanno sdoganata, il problema della violenza alle donne è stato sdoganato. E di conseguenza è normale parlarne, viene vista come qualcosa che esiste, e vi assicuro che 20 anni fa non era così. Eppure, fin dagli anni Ottanta, le nostre socie fondatrici hanno ricevuto un grosso appoggio
dalle istituzioni locali, dalle istituzioni fiorentine e anche dalla regione. E questo per noi è stato un grande supporto in tutti questi anni, e soprattutto grazie a questo appoggio, che è stato un appoggio, direi, soprattutto sulla base di un pensiero, di una direzione comune, oltre che un appoggio concreto. E credo che questo abbia dato anche molta sicurezza alle donne che si sono rivolte a noi. Considerate che il nostro lavoro, oltre che rivolto alle donne che vivono situazioni di violenza, è anche un lavoro sui bambini e le bambine e gli adolescenti che subiscono violenza, e lavoriamo anche sugli effetti nel lungo periodo, sia su uomini che su donne, dell'aver subito o assistito a violenza nell'infanzia, perché la violenza è qualcosa che si radica profondamente, ci trasforma, ci cambia, cambia la nostra visione di noi stessi e del mondo. E soprattutto quando viviamo situazioni di grave violenza nell'infanzia, diciamo che questo in particolar modo costruisce una visione e costruisce anche, diciamo che destruttura e ristruttura la persona in riferimento a ciò che ha vissuto, creando anche delle grosse difficoltà poi sul piano sociale, lavorativo, relazionale, oltre che fisico. Io volevo in questa occasione dirvi qualche dato che mi sembra significativo, sia rispetto al lavoro che è stato fatto sulla violenza qui nella nostra area. Se voi pensate che il primo anno di apertura del nostro centro ci sono state poco più che 100 richieste di aiuto, e nel 2014 abbiamo avuto 1490 accessi fra donne, adulti e adulte che avevano subito violenza nell'infanzia, bambini e bambine e adolescenti. Questo che cosa significa? Significa che le persone si sentono di poter chiedere aiuto, perché in queste situazioni la cosa più difficile è pensare di chiedere aiuto e pensare di rompere un segreto, perché spesso le violenze avvengono nelle relazioni affettive e spesso in situazioni dove è abbastanza difficile trovare delle soluzioni alternative a ciò che per esempio la donna ha costruito come famiglia, con tutti gli annessi e connessi che ci possono essere. L'altro dato che emerge, e anche qui è un dato critico, perché viene detto aumentano in percentuale i numeri di bambini e bambine che assistono alla violenza. Io non credo sia così. Credo che aumenti la percezione delle madri dell'assistere a violenza dei bambini, perché oggi se ne parla, oggi sappiamo che è un elemento di danno e di rischio per i bambini molto alto, mentre un tempo non se ne parlava. Credo che questi aspetti qui ci debbano in qualche modo, come dire, indirizzare. A cosa servono poi le ricerche statistiche se non a indirizzare le nostre politiche, le nostre azioni per affrontare i problemi e i fenomeni che ci troviamo davanti? Spero che questa ricerca, ora la Savarini diceva che aveva intenzione di lavorare a una ricerca più qualitativa su questa tematica, piuttosto che quantitativa, per avere degli elementi e dei dati più interessanti rispetto al fenomeno. Mi fermo perché credo di aver finito il mio tempo, se no potrei andare avanti. Grazie a voi. Il dottoressa è stata gentilissima e interessante per quanto ci ha detto e ci ha consegnato. A questo punto era previsto l'intervento dell'onorevole Giovanna Martelli, consigliera del Presidente del Consiglio in materia di pari opportunità. L'onorevole non è potuta venire per un prerogabile impegno, però ci ha lasciato un messaggio che vi leggo. Allora, un caro saluto a tutti i presenti. Desidero ringraziare del cortese invito a partecipare a questa interessante conferenza che unisce l'attualità all'arte musicale,
e a cui mi rammarico di non poter essere presente per sopraggiunti impegni prorogabili. Ciò non di meno voglio condividere con voi un messaggio a sostegno di questa iniziativa che nasce in occasione della giornata mondiale per l'eliminazione della violenza sulle donne che si celebrerà il prossimo 25 novembre. Nella lotta alla violenza sulle donne abbiamo un compito importante e impegnativo, per il quale è necessario seguire un approccio innovativo che punti all'autodeterminazione e l'empowerment delle donne. Servono esempi positivi e serve soprattutto un cambiamento culturale che coinvolga tutte le donne, ma anche gli uomini, come abbiamo sottolineato con la campagna Cose da Uomini. Servono azioni sistemiche volte a demolire il pregiudizio di genere e a modificare l'immagine stereotipata della donna. Il lavoro e l'autonomia economica sono questioni centrali sul tema della violenza. Recentemente, insieme all'ANCI, ho invitato i comuni a segnalare tutte le iniziative che intendono promuovere per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere, proprio in vista dell'appuntamento del 25 novembre. Questo per aumentare la consapevolezza collettiva della necessità di contrastare ogni forma di violenza e sostenere l'operato dei servizi di accoglienza e delle case rifugio. Vi lascio dunque con l'invito ad aderire e a segnalare quanto sarà organizzato per la giornata mondiale e con l'augurio di un buon lavoro. E questa è l'onorevole Martelli. Bene, a questo punto chiamo e ringrazio per la sua presenza il capitano Angela Pepe del comando della Legione Carabinieri della Toscana. Il capitano è da settembre scorso comandante del gruppo Carabinieri di San Giovanni Valdarno ad Arezzo. Grazie, perfetto, grazie. Buonasera a tutti. Innanzitutto desidero ringraziare gli organizzatori di questo evento che mi ha dato la possibilità, di essere qui e di rappresentare quindi l'Arma dei Carabinieri. Bene, la violenza sulle donne è un problema sicuramente di dimensioni universali, no? Basato sulla discriminazione e sul pregiudizio culturale della superiorità dell'uomo rispetto alla donna, conseguenza dei rapporti sbilanciati dei generi. Dagli interventi precedenti è emerso che la violenza contro le donne si consuma principalmente nell'ambito domestico, familiare, e non sempre la donna purtroppo è consapevole di essere una vittima. Questo per tanti motivi, sicuramente l'educazione, il grado di istruzione, piuttosto che una rete familiare e sociale connivente con il compagno violento, diventano sicuramente un ostacolo per acquisire, non so se mi sentite, sì? Sì, perfetto. E stavo dicendo quindi una serie di problematiche che sia appunto l'educazione, piuttosto il grado di istruzione, piuttosto la rete familiare che è connivente con il compagno, diventano un ostacolo per far sì che la donna prenda piena consapevolezza e trovi anche il coraggio e la forza di chiedere aiuto. Quindi occorre sicuramente lavorare in un'ottica di rete, occorre lavorare e mettere in comunicazione chi a vario titolo interviene nel lungo percorso della violenza, cioè creare un accordo interistituzionale tra vari soggetti pubblici e privati che sono appunto fondamentali e in particolare nella regione toscana sappiamo che sono stati sottoscritti dei protocolli d'intesa. Sicuramente quello più importante è il modello del codice rosa. Cosa prevede questo modello? Prevede praticamente, sicuramente nell'ottica di ottimizzare le risorse, prevede un'apposita costituzione di una task force, la chiamo così, cioè una squadra operativa composta da personale sociosanitario, o quindi infermieri, medici, assistenti sociali, psicologi, personale degli uffici giudiziari e personale delle forze di polizia, che insieme accompagnano la vittima lungo appunto questo percorso dedicato nella gestione delle violenze, agevolando semplicemente i contatti e le procedure nei vari ambiti, ognuno per il proprio ambito di competenza, quindi sanitario, quindi assistenziale, quindi investigativo ed infine giudiziario. Dobbiamo considerare un fatto importante, cioè che più del 30% delle donne non parla della violenza con nessuno. Questo è importante, cioè quindi spesso l'operatore di polizia è il primo con cui la donna si apre. Innanzitutto, ecco, come iniziamo il colloquio?
sicuramente ci si presenta, e sicuramente è importante la presenza di un'altra donna, ovviamente oltre alla vittima, perché abbiamo visto che in presenza di una, di un'altra donna la vittima ha più facilità, ha più possibilità di aprirsi sempre con lo stesso scopo, quindi farla sentire a suo agio, e questo è il nostro scopo, aiutarla. Le facciamo presente, se lei ancora non è a conoscenza, quali sono i centri antiviolenza, quindi numeri utili per affrontare questo delicato percorso, quindi centri antiviolenza, piuttosto che sia un assistente sociale, piuttosto uno psicologo, piuttosto anche delle case rifugio. E la invitiamo a raccontare quanto è accaduto, senza incalzarla, senza farle domande, ma lasciarla semplicemente parlare. E dobbiamo evitare di fare l'errore di giudicare prende la persona che ha subito, che ha in qualche modo utilizzato violenza nei suoi confronti. Questo perché, quindi, non giudicarla? Perché semplicemente ci dobbiamo ricordare che è lo stesso uomo con cui lei probabilmente 10-5 anni fa, insomma, periodo, si è innamorata, si è fidanzata, è suo marito, probabilmente è il padre dei suoi figli, per cui, cioè, non è proprio semplice per lei. Questo è importante da tenere in considerazione. E quindi non denigrare sicuramente l'autore della violenza. Cosa possiamo fare poi, una volta che la querela comunque si è concretizzato questo piccolo aspetto? Ci sono una serie di misure, ovviamente, che il nostro ordinamento, che la nostra normativa prevedono, che possiamo invitare, possiamo... hanno lo scopo di tutelarla. Mi riferisco soprattutto all'ammonimento, che è una misura di prevenzione atipica, che può essere, ha semplicemente lo scopo di una tutela anticipata, ha lo scopo di prevenire l'escalation della violenza, e quindi comportamenti dello stalker infatti penalmente rilevanti e che sfocino in comportamenti ancora più gravi. L'ammonimento come funziona? Si può richiedere ovviamente solo se il reato non risulta perseguibile d'ufficio e quindi se non si è sporta già la denuncia. E si può chiedere o su iniziativa della polizia giudiziaria, oppure la vittima fa domanda, fa istanza al questore, spiega quali sono i fatti. E il soggetto, ovviamente il questore, valuta insomma se ci sono i presupposti normativi e ammonisce il soggetto, quindi lo invita a cambiare condotta. E poi ci sono parallelamente una serie di misure coercitive, quindi mi riferisco, non entro nel dettaglio normativo, non vi annoio così tanto, e quindi misure coercitive, faccio esempi così almeno ci si intende: obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, il divieto di espatrio, l'obbligo di comunicazione. Sicuramente la più utilizzata è l'allontanamento della casa familiare, viene disciplinata dal nostro codice di procedura penale, è un provvedimento che dispone l'allontanamento da parte del giudice e quindi prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro oppure di non accedervi senza la sua autorizzazione. Il giudice, ovviamente, quando sussistono delle esigenze di tutela, può inoltre prescrivere all'imputato anche di non avvicinarsi ai luoghi determinati, frequentati abitualmente dalla persona offesa. Ed è importante che in realtà anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno la facoltà di disporre, ovviamente previa autorizzazione del pubblico ministero, che può avvenire o scritto in maniera oralmente, l'allontanamento d'urgenza. È importantissimo che l'arma dei carabinieri ha appunto una sezione apposita che è specializzata e forma praticamente tutti i militari che poi di fatto sono distribuiti nell'ambito territoriale.
E questa è dimostrazione del fatto che all'interno di qualsiasi reparto uno o due, vi trovate uno o due referenti. Io ho terminato, ringrazio per l'attenzione. Ringraziamo la tematica. E quindi saluto, invito anche ad alzarsi un attimo, Stefano Di Ruggero, presidente Adatel, Vincenzo D'Angelo, presidente ANLA, e Laurentino Menti, presidente ANSE. Grazie veramente per questa opportunità che ci avete dato. Allora, a questo punto chiedo al presidente Antonio Zappi, nella sua duplice veste, anzi poi triplice, adesso spiego il perché, di presidente ANLA e Adatel, di prendere la parola, ma anche di coordinatore del patto federativo tutela per gli anziani che si è recentemente costituito e di cui anche l'ANSE, il presidente Franco Pardini, che è il vice coordinatore, fanno parte. Quindi grazie presidente, a lei la parola. Grazie. Quando si è chiamati a concludere qualcosa che altri hanno detto, la cosa migliore per coloro che ascoltano e la cosa più così pratica per chi deve concludere sarebbe quella. Sono pienamente d'accordo con quanto è stato detto e quindi tutti direbbero meno male, così anche lui non ci fa una cosiddetta lezione, e da parte di colui che dovrebbe parlare dice ho adempiuto il mio mandato, il mio corpo. Chiamato invece a fare così, a presentarvi qualche conclusione in ordine alle cose interessantissime che sono state dette, sento il dovere così brevemente, e sarò veramente breve, e sento il dovere di dire praticamente qualcosa in ordine a questa giornata, per la quale ho il dovere di dirvi, nella veste di presidente nazionale dell'ANLA e dell'ALAT e del coordinatore, come coordinatore del patto federativo tra 8 associazioni che rappresentano un gran numero di più avanti in età, dei cosiddetti anziani, sento il dovere di dire grazie, è stato già detto, a coloro che hanno pensato, hanno realizzato questa giornata. Perché ci troviamo qui a parlare di un tema grandissimo, eliminazione della violenza contro le donne. Eliminazione non significa, se diamo un senso alle parole, bah, vediamo che, no, si dice, qui siamo chiamati a trattare l'argomento, abbiamo trattato l'eliminazione, l'obiettivo è quello di eliminare, e allora qui ci dobbiamo, penso, interrogare tutti in ordine, ma io che cosa posso fare? Il capitano Pepe ci ha fatto, mi consenta, un'interessantissima lezione in ordine a quelle che sono norme di diritto e procedure che l'arma segue per supportare situazioni difficilissime nelle quali le donne si possono trovare. Ma noi che siamo uomini e donne della strada, noi che abbiamo tanti problemi, noi che abbiamo tante cose da fare, delle volte, sì, poveracci, un altro caso di violenza, accendiamo la televisione, un'altra donna stuprata dal marito, un'altra cosa con i figli, poverini, poverini. È un po' l'atteggiamento che delle volte io sono un credente e non mi nascondo questo, la mia fede. È lo stesso atteggiamento che delle volte diciamo tu che fai da credente? Io prego, è una cosa importante pregare, però qualcuno ci ha detto che anche la preghiera se non c'è l'azione è lettera morta, quindi noi ci dobbiamo dare da fare, ma io che cosa posso fare? Molto brevemente, riprendendo le cose che sono state dette, dico in relazione a questo tema i soggetti coinvolti sono tutte le persone, ce l'ha detto anche la vice sindaco, ce l'ha detto praticamente quando ha detto che tutti siamo chiamati a interessarci di questa tematica. Ebbene, il nostro pensiero adesso, consentito, non può che andare al pensiero di una donna, una ragazza, questa Valeria Solesini, che a un certo momento è stata colpita ed uccisa nelle frementi giornate di Parigi, e che pure, se leggiamo il suo curriculum, mi diva, leggo attentamente ciò che scrive oggi la stampa. Tra l'altro, oltre che i suoi studi, poneva un'attenzione particolare alle donne in difficoltà. Questo non può che essere in altri nostri punti. Grazie Presidente. Si conclude ora la parte della conferenza. Inizia la parte del concerto. Quindi ho qua davanti il maestro Umberto Zanarelli, che ringrazio per il programma che ci propone e ci proporrà adesso, tra pochi minuti. Mi preme presentarlo
naturalmente il maestro è conosciutissimo, gioca in casa e quindi è un volto noto e avete avuto modo di apprezzarlo. Dico due parole proprio perché voglio sottolinearne alcuni aspetti. Interprete di livello internazionale, la sua poliedrica figura non abbraccia solo la musica, ma anche la poesia, la letteratura e la composizione. Inizia lo studio del pianoforte a 10 anni, poco più che 20enne, sotto la guida del maestro Bruno, consegue il diploma di pianoforte. Conclusi gli studi accademici, la sua formazione musicale avviene proprio qui a Firenze e con grandi nomi del pianoforte: Pier Narciso Masi, Paolo Bordoni, Christa Butzerberger, della musica da camera, Alessandro Specchi, e dell'analisi musicale, Luigi Zangelli. Umberto Zanarelli inizia così un'intensa e brillante attività concertistica in Italia e all'estero, per lo più come solista, ma anche in diverse formazioni cameristiche. Ed è vincitore di molti concorsi nazionali e internazionali. Il suo nome è legato... Ma un grazie di cuore lo rivolgo soprattutto a voi presenti, ai quali oggi vorremmo regalare qualche minuto di buona musica. Così, semplicemente, trasformando questa meravigliosa sala che ci ospita, nel cuore appunto della città, in un intimo salotto della casa di qualche nostro amico, condividendo i sentimenti racchiusi nell'arte musicale di quel meraviglioso universo femminile che da sempre ha desiderato comunicarci, ma che preconcetti come quelli del romanticismo hanno invece voluto tenere in ombra. Ma esiste davvero una differenza tra l'artista maschile e l'artista femminile? Assolutamente no, poiché alcune di esse hanno espresso il meglio di sé attraverso forme musicali vocali, cameristiche e addirittura sinfoniche. Pensate, donne che hanno composto per grandi orchestre, purtroppo non rappresentabili ovviamente in questa occasione, e poi non dimentichiamo di suggerire al nostro cuore di non soffermarsi su errati pregiudizi critici di paragone con le opere, non so, di Chopin, di Schumann, di Liszt e quant'altri celebri compositori, poiché ciò impedirebbe di gustare la freschezza, la forza e la dinamicità di quel semplice e spontaneo sentimento dal quale sono scaturiti questi brani. Cominceremo con un notturno di Maria Agata Zimanowska, così semplicemente, tra amici, ad ascoltare con semplicità queste note di queste compositrici. Buon ascolto.